Buona giornata, ben ritrovati con Sabato Sport, un fine settimana ricchissimo di avvenimenti sportivi. Cominciamo con la MotoGP perché ci sono state delle importanti novità sia per quanto riguarda le prove ufficiali che si sono svolte sul circuito di Suzuka per il Gran Premio del Giappone e anche nella Sprint Race. Allora, cominciamo parlando delle prove ufficiali che si sono svolte nel mattino italiano intorno alle 6. Hanno visto la pole di Jorge Martin su Ducati, che ha fatto segnare il miglior tempo in 1:43.198 alle spalle dell'attuale campione del mondo Pecco Bagnaia, 1:43.369, terzo posto per Jack Miller, quarto per Bezzecchi, che si è ripreso benissimo da uno scivolone con la moto in fase di avvio delle prove. E dunque la situazione dopo le prove ufficiali vedeva Bagnaia 292 punti, Martin 279, Bezzecchi 248. Poi successivamente alle 8, sempre ora italiana, si è svolta la gara della Sprint Race, che ha riconfermato dopo le prove ufficiali la vittoria di Jorge Martin, secondo posto per Binder su KTM, terzo Pecco Bagnaia con l'altra Ducati. Il risultato odierno pone il distacco di Bagnaia da Martin di soli 8 punti. Quindi la classifica aggiornata dopo la Sprint Race: Bagnaia 299 punti, Martin 291, Bezzecchi a 252. Vi ricordo che la partenza del Gran Premio è prevista per domani mattina, domenica mattina alle 7:30 ora italiana. E veniamo adesso al calcio, il campionato di Serie A, una settima giornata in cui negli anticipi del sabato ci sono tre super sfide di alta classifica tra Scudetto ed Europa. La settima giornata del campionato di Serie A prevede per le prime tre gare di sabato 30 ottobre tre super anticipi che potrebbero dire molto sia per quanto riguarda la lotta scudetto che per la lotta europea. Si parte alle 15 con la sfida delle Via del Mare tra Lecce e Napoli. I salentini di Roberto D'Aversa cercano il riscatto dopo il KO subito nell'imbra settimanale a Torino ad opera della Juventus per 1-0 e confermarsi nelle zone alte della classifica. Di contro un Napoli che ritrova spirito e lucidità e vuole riconfermarsi dopo il 4-1 del Maradona contro l'Udinese. Altra sfida affascinante alle 18 tra Milan e Lazio con obiettivi differenti. Da una parte i rossoneri che cercano la prima vera fuga della stagione dopo il successo 3-1 esterno contro il Cagliari, mentre la Lazio, che viveva un momento di crisi, è risorta dopo il vittorioso 2-0 contro il Torino. Infine alle 20:40 in posticipo testa coda tra Salernitana ed Inter. I campani cercano di riprendersi dopo che nel turno in settimanale di campionato sono crollati, mentre l'Inter, che necessita di riscatto dopo la sconfitta subita in casa ad opera del Sassuolo per rimanere nella scia della lotta scudetto. E va anche ricordato, avete già visto il quadro, ma ci torniamo tra poco, va anche ricordato che la Salernitana nel turno di campionato in lingua settimanale ha perso ad Empoli per 1-0. E adesso sì che possiamo andare a vedere il quadro completo degli anticipi di questa giornata. Li vedete alle 15 Lecce-Napoli, alle 18 Milan-Lazio, alle 20:45 Salernitana-Inter. Vediamo adesso alla Lega Pro con una giornata, la numero 6, che è sicuramente importante per le squadre pugliesi. C'è l'ufficialità anche per quanto concerne il posticipo di lunedì sera. Taranto, Audace e Cerignola si svolgerà in campo neutro a Francavilla Fontana. Si prospetta un fine settimana ricco di insidie per le formazioni pugliesi in Lega Pro Calcistica, che vedrà il suo terzo turno spalmato tra sabato e lunedì prossimo. Si parte con il Brindisi in trasferta a Latina. La formazione brindisina cerca il riscatto dopo la sconfitta interna subita ad opera del Benevento per il punteggio di 1-0. L'altra sfida sarà tra Potenza e Monterosi. Domenica in campo Francavilla, Foggia e Monopoli. La formazione della Virtus ospita il Giuliano e deve cercare di fare quadrato e mantenersi nelle zone alte della
della classifica dopo l'1-0 contro il Messina. Il Foggia, dopo il colpo grosso a Catania, vuole rimettersi in casa allo Zaccaria contro la Turris, mentre il Monopoli, dopo la scoppola subita dall'Avellino per 4-0, è in trasferta contro la Juve Stabia, una delle capoliste del torneo, fermata dall'audace Cerignola lo scorso weekend 0-0. Proprio i gialloblu Ovattini saranno protagonisti del posticipo del lunedì sera, che per ragioni di ordine pubblico è stato spostato a lunedì 2 ottobre a Francavilla, visto che l'inagibilità del Jacobone di Taranto continua dalla prima giornata dopo gli incidenti di Taranto Foggia. E con l'aiuto della regia andiamo a vedere il quadro completo delle partite che ci aspetta nel corso di questo fine settimana. Lo vedete, sabato 30 settembre alle 16:15 Latina Brindisi, alle 18:30 Potenza Monterosi, poi domenica 1 ottobre Casertana, Catania e Messina Avellino alle 14, alle 16:15 Francavilla Giuliano, 18:30 per Benevento Crotone, Foggia Turris, Juve Stabia Monopoli, il posticipo di Cerno Sorrento, e poi il tutto si chiuderà lunedì pomeriggio alle 15 con Taranto Audace Cerignola. Passiamo adesso alla pallavolo. Cominciamo a parlare di pallavolo Serie B2 femminile, perché è cominciato il countdown per l'inizio del campionato che partirà il prossimo 7-8 ottobre con importanti novità. Innanzitutto, per quanto riguarda la pallavolo Cerignola, che ha sostenuto un'altra amichevole giovedì scorso contro il Castellaneta, è finita 2-2, mentre per quanto riguarda la Fenice Libera Virtus non ha disputato nessuna amichevole nell'arco della settimana che si è appena conclusa. Probabilmente potrebbe anche esserci una conferenza stampa nel corso appunto della settimana che comincia. Speriamo bene, anche perché vorremmo anche sentire le parole di coach Tauro prima della sfida di campionato di domenica, in cui affronteranno l'Accademia Benevento. Per quanto riguarda invece la pallavolo Cerignola, il suo campionato comincerà il 7 di ottobre, quando affronterà la Matese Caserta. Ancora pallavolo, ma stavolta ci occupiamo del torneo preolimpico maschile per i ragazzi di Pepe De Giorgi, inizio del torneo in chiave ovviamente olimpica per il pass per le prossime Olimpiadi di Parigi 2024 in Brasile. Primo ostacolo si chiama Repubblica Ceca. Dopo l'avventura europea con il secondo posto conquistato, sconfitti dalla Polonia in finale, per l'Italvolley uomini di De Giorgi comincia sabato il torneo preolimpico con la caccia al pass per le Olimpiadi di Parigi del prossimo anno. Gli azzurri scenderanno in campo a Rio de Janeiro nel pomeriggio di sabato alle 18:30 per la prima partita con la Repubblica Ceca. Tornare al Maracasinio è stata una grandissima emozione, ha detto il CT azzurro De Giorgi, dove conquistò nel lontano 90 il suo primo titolo mondiale. Rivivere alcune sensazioni è stato qualcosa di davvero bello. Sull'impegno del torneo ci aspetta tutto, nel quale credo sia inutile sottolineare l'importanza, dato che qualifica i giochi. È un torneo un po' particolare, sia perché arriva al termine di una stagione ricca di impegni ed anche di un europeo molto dispendioso. La nazionale inserita nel girone A comprende anche Iran, Cuba, Brasile, Ucraina, Germania, Repubblica Ceca e Qatar. Allora, con l'aiuto della regia possiamo vedere il quadro completo dei quattro gruppi per quanto riguarda il torneo preolimpico maschile. Eccolo qui, lo vedete. Italia con Brasile, Iran, Cuba, Ucraina, Germania, Repubblica Ceca e Qatar. La Polonia, capitale d'Europa in carica, è stata inserita nella Pool C, quindi giocherà in Cina con i padroni di casa, poi Polonia, Argentina, Olanda, Canada, Messico, Belgio e Bulgaria. La Pool B invece il Giappone, in Giappone con la formazione di casa, poi Stati Uniti, Slovenia, Serbia, Turchia, Tunisia, Egitto e Finlandia. E allora andiamo a sentire anche le sensazioni di Fede Giorgi al suo ritorno dopo molti anni in Brasile. Ricordiamo che Fede Giorgi è stato uno dei protagonisti di punta della generazione dei fenomeni, che in quel lontano 1990 vinse il suo primo titolo mondiale della sua storia. Riascoltiamolo.
Ieri è stato quando siamo andati a fare il primo allenamento nel Maracanesiño, insomma, è stata una grandissima emozione, rivivere un po' anche il passaggio lì nello spogliatoio. È rimasto più o meno uguale, nel senso che quello che abbiamo visto è che adesso hanno messo tutti i seggiolini, per cui insomma, da 20.000 sarà diventato 12.000, un pochino più comodo. Però sì, una grandissima, veramente una grandissima emozione. Mi sono passate per la testa tante cose. Certo, ho pensato anche che se 33 anni fa mi avessero detto: guarda, tu ritornerai in questo impianto da campione del mondo ancora, ma da allenatore con la tua nazionale. Non ci avrei mai chiaramente creduto minimamente a questa cosa, quindi è stato veramente un grande piacere. Sì, chiudiamo con sicuramente un obiettivo molto importante di questa stagione, che è appunto la qualificazione alle Olimpiadi. Chiaramente è un torneo un po' particolare, un po' perché arriva alla fine appunto della stagione delle nazionali, dopo un europeo che insomma abbiamo visto tutti quanti abbastanza impegnativo, e un po' perché è un torneo che viene giocato con tante partite quasi consecutive. Noi giocheremo due partite, un giorno di riposo, due partite, un giorno di riposo e tre partite. Quindi questi set match saranno tutti match, fondamentalmente rappresenteranno un po', come già ha detto il capitano Giannelli, sono partite secche, cioè nel senso che è un torneo un po' atipico. Non bisogna guardare qualificazioni, gironi, ma ogni partita avrà un senso molto importante. Bene, queste le parole di Fefe De Giorgi. Prima di salutarvi, vi vogliamo anche ricordare il quadro completo del campionato di pallavolo Serie B2 femminile Girone I, la cui prima giornata avrà luogo il 7 e 8 ottobre. Queste sono le sfide che ci attenderanno. Allora, il 7 ottobre, Vinenergy Castellaneta, Villarica, Pallavolo Cerignola, Matese, Caserta e Cutrobiano, Benevento. Per quanto riguarda invece l'8 ottobre, avremo Leonessa Bari, Volare, Benevento, Starvolley, Biceglie, Pozzuoli, Monopoli, Vesuvio, Oplonti, quindi Napoli, e chiuderà il turno Fenice Libera Virtus, Accademia, Benevento. Questo è quanto vi dovevamo per questa edizione di Sabato Sport. Vi ringraziamo come sempre di essere stati in nostra compagnia. Vi diamo appuntamento a domani con Domenica Sport e con la nostra identità regionale e non solo. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di sabato.